Ciao a tutti, io sono Silvia, ho 32 anni e sono ostetrica. Mi sono laureata a novembre del 2014 e adesso lavoro in uno studio a Milano. Sono qui per raccontarvi la mia storia, nel senso di come sono arrivata a qui e perché ho deciso di fare l'ostetrica. Io in realtà non ho deciso di fare l'ostetrica, ma è la professione di ostetricia che ha scelto me, nel senso che è una vocazione ostetricia, è una passione, non è una professione. Ostetrica si è e non si fa l'ostetrica, è diverso. Tutto inizia nel 2001, settembre, quindi appena finita la mia maturità scientifica, inizio il mio percorso di ostetricia a Varese. Faccio il test e lo passo, inizio da subito il tirocinio insieme alle lezioni. Il corso di laurea in ostetricia prevede l'inizio del tirocinio, cioè dell'attività pratica in ospedale, dal primo giorno ed è una delle cose che lo differenzia da molte altre lauree delle classi sanitarie. Il tirocinio è iniziato subito e alcune cose mi sono molto piaciute, altre mi hanno un pochino lasciato perplessa e probabilmente queste perplessità unite all'età, perché avevo 19 anni, mi hanno portato a pensare che fosse una scelta sbagliata, che non fosse la strada giusta per me. Quindi tutte le rinunce che ho dovuto fare, i sacrifici per fare, insomma, la vita da ospedale invece che la vita da 19enne che voleva uscire con gli amici, mi hanno portato a decidere di lasciare. Inizio a lavorare in vari uffici, in vari settori. Prendo una laurea in marketing e comunicazione aziendale. Lavoro in un ufficio marketing, quindi teoricamente nel posto in cui sarei dovuta essere, ma non sono soddisfatta, non mi piace quello che faccio, non mi piace la vita che faccio, mi sento poco realizzata. Arrivo a casa la sera ogni giorno pensando che non ho fatto niente di speciale quel giorno. E al che ho incominciato a balenarmi leggermente in testa l'idea che forse la mia strada era quella che avevo lasciato. Decido di ributtarmi una seconda volta con una testa diversa, una mentalità diversa, un'età diversa e anche una situazione diversa alle spalle. Non vivo più in casa da sola con i miei genitori, quindi devo anche rendermi abbastanza autonoma. Tutti fattori che non preannunciano un percorso semplice per una seconda laurea. Passo il test nel 2011, quindi 10 anni dopo il primo, e inizia la mia avventura. È un'avventura vera che ha coinvolto me, tutta la mia famiglia, tutte le persone che mi stanno vicino. Perché dura? Perché è molto impegnativa. È una laurea diversa, credetemi, diversa da qualsiasi altra. E dedichi 3 anni interi della tua vita a una cosa che poi, insomma, ti dà sicuramente soddisfazione, tanta, tanta gioia, ma ti toglie tanto, ti devi privare di tanto. Ci sono moltissimi sacrifici che vanno fatti, a partire da quando stai studiando, figuriamoci poi nella vita di ostetrica. Però raggiungo il mio obiettivo, mi laureo a novembre del 2014, con una tesi che a me è piaciuta moltissimo, ma questa è un'altra storia, quindi magari poi ve la racconterò. E mi farebbe molto piacere potervi raccontare qualcosa del mio del mondo delle mamme, dei bambini, dei parti, delle relazioni che si creano tra un bimbo che arriva e una nuova famiglia. Vorrei farlo comunicando con voi, quindi se avete voglia di dirmi di cosa vorreste parlare, se avete delle domande da farmi, dei dubbi o anche soltanto vi fa piacere ascoltarmi mentre parlo, tornate, io vi aspetto e ci vediamo alla prossima. Ciao!